Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come state passando questa quarantena? Spero benissimo e non finisce più, è vero. E spero di tenervi compagnia con i miei video, cercando di rendervela un pochino meno pesante. Come vedete, sto cercando di essere attiva su un po' tutti i social, così da non lasciarvi, insomma, da soli, da essere un pochino sempre con voi. E spero che questa cosa ovviamente vi faccia piacere e oggi in particolare sono qua per darvi dei consigli perché sto per registrare, registrerò, questo video è il video dei preferiti del mese di marzo, sì, perché è appena iniziato aprile, tra l'altro in anticipo buona Pasqua, perché penso che questo video uscirà dopo Pasqua, spero che insomma l'abbiate passata bene. E iniziamo subito il video. Prima domanda, accessorio del mese, e ne ho due e sono due un po' particolari. Allora, il primo l'ho perso e costa pure un occhio della testa, quindi sinceramente l'ho trovato, scherzo. Il primo è questo qua ed è la collana, un attimo che si vede la felpa dietro, è davvero orrenda. La prima cosa che vi mostro è questa collana di Tiffany, semplicissima, quella classica con qua il cuore che arriva all'incirca a questa altezza. Io ho fatto incidere dietro EM di Elisa Maino e me l'ha regalata mia mamma alla festa della donna, quindi è tanto speciale, mi ci sono davvero tanto tanto affezionata. La seconda cosa è un po' particolare, ma perché io non so nemmeno quanti anni abbia, sinceramente, da questo orologio. Era l'orologio di mia nonna, che abbiamo ritrovato poco fa io e mia mamma. E guarda caso io ho perso il mio orologio, quello che utilizzavo io, e quindi ho detto utilizzo quello di nonna. E quindi è particolare, perché comunque si vede che non è un orologio recente, diciamo, e che è antico, e questo lo rende ancora più speciale. E quindi questo qua, e sono tanto felice davvero di averlo trovato, perché comunque è bellissimo, mi piace un sacco, è super fine, super elegante e bello. Dopodiché, prossima domanda, outfit del mese. Allora, questa è una domanda ovviamente che c'è nel video tag, l'unica cosa è che noi non stiamo uscendo di casa, quindi vi propongo un capo d'abbigliamento. E vi mostro lei, che più che altro vi mostro perché in mille mi avete letteralmente chiesto, se non di più, poiché l'ho messa su stories, e di che marca fosse. L'ho pagata tipo penso 5 euro da Primark l'anno scorso, ma Primark in generale ha tutte queste felpe super grandi, super oversize, super comode, super calde, di questi colori un po' pazzi, che quindi puoi anche abbinare bene o male con tutti. Ti metti queste, una borsa, le sneakers e via, per quando ovviamente potremo riuscire, o semplicemente per stare a casa, per stare comoda e stare al caldo, perché comunque fa ancora un po' freddino, top. Quindi lei, mi raccomando, andate da Primark per le felpe, perché hanno delle felpe bellissime, perché comunque il materiale è buono e poi non costano troppo, ovviamente. Prossima domanda, profumo del mese, e vi propongo questo che tra l'altro mi avete regalato voi. E non conosco la marca, sinceramente, si chiama Flor de Mayo, però è davvero buono, a parte il packaging, ragazzi, cioè, pazzesco, ne possiamo parlare, e è super super buono, è molto dolce, io amo i profumi dolci, dolce ma allo stesso tempo, comunque, mentre vi inquadro la marca, questa qua, e dolce ma allo stesso tempo non è nauseante, è profondo, come si dice, è... Non è stucchevole, ma è molto passionale. Mi fa un po' ridere questa descrizione, ma penso che abbiate capito. Vi faccio un esempio, è un po' simile a Poison, però è più dolce. Ecco, forse così ci intendiamo un pochino meglio. Scoperta del mese. Praticamente, se mi seguite, sapete che ho iniziato a fare workout qua a casa. E quindi mi sono armata, mi sono equipaggiata, diciamo, degli elastici. E ora voi direte, se non fate palestra, se non vi allenate, ma... Boh, io vedo tutti che usano questi elastici, ma funzionano davvero per allenarsi? Sì, tantissimo. Io ho preso questi qua, che oltre ad essere dei bei colori, a parte questo che è color vomito, e funzionano davvero tantissimo. Quindi vi consiglio, se anche voi comunque fate
attività fisica e non so, volete provare a comprare qualcosa su Amazon, per forza non pesi, ma cose un po' più semplici, partite da loro perché sono fantastici. Ci sono un sacco di video esempio su internet di esercizi con gli elastici e sono davvero, davvero super efficaci. Non costa niente, quindi ve li consiglio, ve li consiglio. Prodotti make-up del mese. Allora, è stato difficile sceglierli perché, come sapete, in quest'ultimo mese, stando a casa, sto sperimentando un sacco di nuovi prodotti che comunque mi hanno inviato in questi ultimi mesi, che magari tenevo qua a riva perché a Milano non ci stavano, la casa è troppo piccola, e quindi li sto un pochino testando. E vi voglio mostrare in primis lui, che è di Benefit. Non lo conoscevo come prodotto, non l'avevo mai visto. Si chiama Tickle, non lo so. Però è questo blush illuminante rosa, così sembra più un blush, però con la luce vedete quanto brilla, è super pieno di brillantini e guardatelo, cioè, è lui. Io vi giuro ne basta una piccola passata, ora lo provo qua con voi, e boh, diventate tipo un faro, cioè guardate, raga, ne possiamo parlare? Assurdo, un attimo che mi sistemo, se no sembro un faro davvero, e... Bellissimo, è comunque in vendita perché ho controllato, solo che non l'avevo mai notato, ma è davvero bello, davvero, 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 davvero tanto. Dopodiché, vabbè, io vi parlo di lei a prescindere. Non so se ve ne ho già parlato qua su YouTube, però comunque è la mia matita delle sopracciglia preferita, e per me non ce n'è. Cioè, Benefit uguale sopracciglia e lei è la migliore. Come sapete, Benefit è praticamente il brand di make-up numero uno top per quanto riguarda le sopracciglia. Hanno 1000 prodotti. Io li ho testati tutti, ma quella proprio che non può mancare è lei. Ed è la Precisely My Brow Pencil, che ha praticamente la punta super super fina, quindi super super precisa. Io ho il microblading, però comunque un pochino vado a riempirle perché si è un po' scolorito il colore, bla bla bla. E dall'altra parte, ah vabbè, il pettinino. Ma se cercate una matita che comunque si costicchia, ma è normale, però vi dura davvero tanto ed è super super buona e a lunga tenuta, lei, top. Prossima domanda, prodotti skincare del mese. Allora, ho testato anche di Benefit, sto un pochino ancora testando i loro prodotti appunto skincare, e a parte che sono super carini, ve ne faccio vedere alcuni, cioè guardate che carino il packaging perché li ho tutti qua. Mi sono innamorata follemente di questa crema perché è super super nutriente e io ho la pelle sempre secca, sempre. Letteralmente devo mettere quintali di crema e questa qua mi nutre un sacco la pelle, è super idratante. Poi faccio vedere, cioè in realtà è una classica crema, però è molto molto cremosa, diciamo, cioè vi faccio un esempio, tipo Nivea. La Nivea comunque è una crema molto pesante, molto nutriente, ecco, quella uguale, però con quella mi ci trovo sinceramente meglio e ve la consiglio se anche voi avete la pelle comunque molto secca come me. Altrimenti c'è anche il contorno occhi della stessa linea, top. Importante il contorno occhi, cade tutto a lei. E poi il di Pixi, che è uno dei miei brand di make-up di skincare preferiti, ci sono questi due prodotti. Questo è un tonico ed è della linea Milky. E io vi giuro, ci sono i prodotti che sanno di latte. Cioè, questo tonico sa di latte, ma buono! È davvero particolare. Cioè, vi giuro, io utilizzo questo tonico anche solamente per sentire l'odore, perché è proprio buono. E poi mi va a togliere anche le più piccole e i più piccoli residui di trucco, perché il tonico, bene o male, serve proprio a questo. E quindi vi assicuro, dopo esservi struccati con lo struccante che vi sembra che sia venuto giù tutto il make-up, passate quello e vi toglie anche gli ultimi residui e vi accorgete che in realtà non vi eravate struccati alla perfezione, ecco. E poi un'altra crema che vi consiglio comunque idratante, perché appunto avendo la pelle secca ne provo tante, è questa qua, che è già la seconda che prendo e si chiama Rose Ceramide Cream, vabbè, questa qua alla rosa. Io amore per le rose, quindi può non piacermi, secondo voi? Poi ci sono le solite due domande: cosa più bella e cosa più brutta del mese? Vabbè, cosa più brutta penso che sia abbastanza scontato, non lo dico nemmeno, perché non è che non ne voglio parlare, però si è già detto tutto, dobbiamo solamente incrociare le dita e sperare che
il prima possibile e si fermi tutto questo, le vittime siano sempre di meno, che non ci siano proprio, che tutto si sistemi. E non dico tornare alla normalità perché la normalità non sarà più quella di una volta sicuramente, però insomma, speriamo semplicemente che migliori la situazione, comunque da non rimanere chiusi in casa così perché non è vivere, è sopravvivere. Però la cosa bella, diciamo, di questa sopravvivenza, quindi la cosa bella del mese è che comunque siamo con la famiglia, senza pressioni, senza stanchezze perché si lavora troppo, e la scuola, e quello e quell'altro, quindi c'è tanto tempo per stare in famiglia e io ho capito davvero tanto, ancora di più quanto amo la mia famiglia, standoci così tanto insieme, quindi godiamoci i momenti con loro. Quello sì, quello è importante. Per quanto riguarda la canzone del mese, io ne ho davvero troppe, ve ne metto qualcune, tipo le immagini delle copertine, e mi piace, vediamo, mi piace tanto, vediamo, non ne so scegliere una. Altre due domande, poi abbiamo finito. Acconciatura del mese, sto sperimentando un po' di acconciature, questa per esempio non mi piace, perché boh, mi sembra un pochino nuovo, io sono abituata a vedermi con la mia criniera, i miei capelli lunghi e così non mi ci vedo tanto, però vabbè, ho deciso di tenerla per oggi perché sono tutta laccata e non potevo, diciamo, fare qualcos'altro. Quindi sono fissa così, ora vado a lavarmi i capelli. Però acconciatura del mese, penso, capelli mossi. Ma mi avete già visto questa acconciatura, ovviamente, perché mi è piaciuta così tanto che l'ho portata praticamente sempre. E sono capelli mossi, boccolosi, con le due treccine qua. È molto semplice, ma molto dolce, molto figlia dei fiori, diciamo, come piace a me, quindi molto wild questa qua. E poi, vabbè, capello liscio, ragazzi, sempre c'è nel mio cuore, ora, per sempre e anche nel passato. E basta, questa però non mi piace, cioè laccati così proprio, no, sto malissimo. E poi l'altra domanda, se la ricordo a memoria, sono davvero un genio, ecco il make-up del mese. Allora, anche qua sto sperimentando tanto, però consiglio. E ora, se avete visto Elite, ah, serie TV del mese, ragazzi, non ve l'ho detta, ma come posso? Ma c'è possibile. Elite, non vi dico La Casa di Carta perché è uscita ad aprile, quindi Elite, cioè, ragazzi, possiamo parlarne un attimo. Che bella. Io innamorata. Elite e La Casa di Carta sono le mie due serie TV preferite. Io amo la Spagna, amo gli spagnoli. Gli spagnoli tantissimo. Tipo Denver, Rio, così degli esempi, due cosetti così, due fanciulli. E quindi Elite bellissima, la stagione 3, mi pare, sì. Mi è piaciuta molto anche il finale, mi ha fatto piangere, mi ha fatto ridere, mi ha fatto emozionare, davvero bella. Poi ci sono, vabbè, di quei boni, ragazzi, possiamo parlarne. Cioè, sì, la trama, però boni loro, boni proprio tanto. Comunque dicevo, se insomma avete seguito Elite, ma in generale sapete che ora va molto di moda e quel trucco che rende gli occhi molto a gatto, molto a mandorlo, diciamo che comunque li allunga molto verso l'alto, tipo Carla di Elite. E quindi praticamente è eyeliner fatto con l'ombretto, quindi non come l'ho io adesso, ma molto più sfumato verso l'alto, e tanto tanto mascara solamente sopra, non sotto, per evitare di fare l'occhio un po' più a palla. Quindi assolutamente tanto mascara e questo eyeliner fatto con l'ombretto. Provateci, magari vi faccio un makeup tutorial anche su quello, ci penso. Detto questo, io amici vi bacio, vi abbraccio, spero di avervi tenuto compagnia. Stringiamo i denti, io cercherò in qualsiasi modo di tenervi più compagnia possibile, a fare tanti video, a fare tante cose e dai, proviamo a non annoiarci. No, vabbè. No, vabbè, perché allora io mi segno le domande, il problema è che me le sono segnate sul telefono, io sto registrando col telefono e alla domanda novità del mese non vi ho detto Disney Plus, perché da amante di Netflix, essendo sempre comunque in casa, guardiamo tanto Netflix, ma non lo so, ci hanno fatto questo regalo, la Disney ci ha fatto questo regalo e c'è Disney Plus adesso che è uscito a marzo, mi sembra proprio verso fine marzo, quindi tutti i film della Disney, Pixar, Avengers, Star Wars, tutti su Disney Plus. Cioè Disney Plus è la mia rovina per il sonno, perché mi guardo i film la sera e poi non vado più a dormire, quindi Disney Plus.
Una mano dal cielo è stata per questo periodo. È stato. Ora davvero vi bacio, vi abbraccio, vi voglio bene. Ripeto, teniamo duro, ce la faremo. E niente, non mi vedrete mai più così in queste condizioni, quindi segnatevi questo giorno. Vi voglio bene. Ciao amici.